Si chiama Fidas on the Road, la campagna itinerante a favore del dono del sangue che ha fatto tappa ad Aosta. A corredo dell'attività divulgativa in piazza Chanù anche momenti di animazione e musica del gruppo Arte in Testa. Laura Zarfati. Aosta è solo la terza tappa, un ventesimo dell'intero percorso per uno dei due camper della Fidas, Federazione Italiana Associazioni Donatore di Sangue, protagonista di Fidas on the Road, campagna itinerante di sensibilizzazione 2014. I due mezzi sono partiti la sera del 5 luglio da Caldiero, nel Veronese, che ha ospitato la settima edizione della 24 ore del donatore, una staffetta di nuoto che ha coinvolto oltre 250 volontari. Percorreranno oltre 6.000 chilometri toccando 36 località italiane fino ad arrivare a Reggio Calabria il prossimo 25 luglio. Ad accogliere la delegazione nel Salone Ducale del municipio di Aosta, oltre a personalità di rilievo locale e nazionale, Rosario Mele, presidente della sezione valdostana della Fidas. Donare il sangue è un gesto libero, anonimo, periodico, gratuito e associato. A nostro modo di vedere, esortiamo tutti a farlo in modo consapevole. Non vi è nessun indugio, non vi deve essere nessuno indugio. Il dono del sangue mette nella condizione, dà la possibilità di vivere a tanti pazienti, trapiantati, emofiliaci, talassemici, oncologici, e quindi è per noi, popolazione sana, un impegno civico importante. Mele guida un esercito di 974 iscritti e 874 donatori attivi che nel solo 2013 hanno permesso di raccogliere in valle 722 unità, contribuendo alle 405.000 nazionali e alle necessità di altre regioni italiane. Le sacche valdostane della Fidas garantiscono infatti l'autosufficienza regionale e totalizzano il 10% del sangue donato sul territorio. Il dono del sangue in estate cresce vertiginosamente perché le cronache quotidiane ci raccontano di tanti, tanti episodi di incidenti, sinistri automobilistici. La Fidas, così come ogni anno, ricorda a tutti che anche in estate è importante, prima di andare in vacanza, di donare il sangue.